Salve a tutti Watchikebarri, bentornati su Halloween Creepy Nights. Tutti quanti voi l'avete votato ed è il momento di parlare della bambola assassina. Child Play, diretto da Tom Holland del 1988. Sicuramente tanti di voi conoscete Chucky, vero? Sì, Chucky è la bambola più famosa al mondo, che batte al 100% Annabelle. Ma per tutte le persone che non hanno mai visto la bambola assassina, anche se credo che non sia così perché tutti quanti hanno visto i suoi film o forse anche i seguiti, nel 2019 è uscito il remake con lo stesso identico nome, direi di parlare brevemente della trama, ok? Il film parla di Charles Lee Ray, un brutto tizio assassino, cattivo, strangolatore, che decide di scappare all'interno di un negozio di giocattoli. E viene sparato, quasi rischia di morire per colpa di un cacchio di poliziotto. E lui decide di trasferire con un rito voodoo la sua anima all'interno di un bambolotto di tipo bello, cioè appunto Chucky. Solo che lui l'ha fatto di fretta e furia perché stava per morire. In realtà vuole trasferire la sua anima all'interno di un essere umano, però ahimè gli è toccato stare dentro una bambola. Pochi giorni dopo una signora decide di acquistare proprio quel tipo bello, proprio esatto, la bambolotta con all'interno l'anima di questo assassino, e decide di regalarla al suo figlio Andy. Solo che Andy, nel corso del film, per via di tanti problemi, la gente che muore, quella che cade dall'edificio, assassini eccetera, inizierà a pensare: aspetta, non è che forse Chucky è vivo? E addirittura pure la madre di Andy, cioè Karen, inizia a pensare che è maledetta? È impossessata? Sì, Chucky è proprio maledetto. Questa è la trama di La bambola assassina. Semplicemente questa, brevemente, non c'è tanto da dire. Però comunque devo dire che all'epoca era andato molto bene, era un'idea veramente ottima. Ci sono tante persone che hanno paura delle bambole e Chucky ha dato inizio a tantissimi film con le bambole, tra cui Annabelle e tante altre cose, eccetera, eccetera. Cosa ne penso del primo Child Play? Penso che sia un buon film, perché è stato girato molto bene per 1988, l'inizio mi è piaciuto. Anche il rapporto tra Andy e Chucky, Andy che inizio sembra un po' un bambino stupido e sciocco, ma nel corso del film inizierà a diventare molto più furbo, molto più intelligente. Anche come attimento finale tra Andy, sua madre e Chucky, Chucky che si prende fuoco, si incazza a bestia, Chucky dice una marea di parolacce. In questo film poi nei seguiti ne dirà molte altre di più. Veramente wow, tante altre cose, veramente tanto, tanto, tanto. Sinceramente come film horror non mi sembra, è più un thriller. Guardarlo adesso è parecchio ridicolo, però all'epoca, beh, era piaciuto tanto e a alcune persone ha fatto un po' di terrore, diciamo la verità. Solo che comunque credo che Chuck è detto famoso soprattutto per la sua valanga di seguiti che hanno fatto. Questo è, ragazzi. Io, gente, devo dire che il primo Child Play Bambola Assassina a me è piaciuto. Non lo considero un capolavoro, però rispetto a tanti altri film usciti dopo di questa saga, questo penso sia il migliore. Anche se in realtà quello del 2019 mi è piaciuto, perché lì Andy è molto più interessante rispetto a quello del film originale, che era un bambino che qualche volta, non so, mi stava leggermente antipatico. Poi non so, dipende da me comunque. E beh, ragazzi, basta. Cioè, in realtà non c'è altro da dire. La bambola assassina è questo: un assassino che decide di trasferire la sua anima all'interno di una bambola e inizierà a uccidere chiunque. Ha avuto un successo straordinario, una saga famosissima in tutto il mondo, c'è chi lo ama, c'è chi lo ode, chi lo tiene ridicolo e tante altre cose, ragazzi. Quindi ditemi nei commenti che cosa ne pensate della bambola assassina. Avete visto i seguiti, avete visto il remake, quale considerate il migliore, original, remake? Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!